Nessun ministro siciliano non accadeva dal 2011 con Monti, via alla partita con vice sottosegretari. I risultati dell'autopsia su Piera Napoli mostrano che la donna ha cercato di difendersi mentre veniva massacrata da decine di coltellate. L'ordine cancella dall'albo gli avvocati Porcello ed Arnone. Ripresa dei campionati, speciale studio con Lopresti. Giovane promessa, Agrigentina proda in Serie B. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del governo Draghi e senza siciliani. I delusi ora puntano ai posti di seconda fila. Vediamo. Non accadeva dal 2011 da un altro governo tecnico, quello di Mario Monti. Non c'è nessun siciliano dentro al nuovo esecutivo guidato dall'economista Mario Draghi. Un governo che si ferma in Campania, commenta a caldo l'ex presidente del Senato, il palermitano Renato Schifani. Le voci della vigilia non sono state smentite e l'isola questa volta, dopo i grandi numeri degli ultimi anni, resta a secco. Adesso la partita si sposta sui sottosegretari con i delusi dall'ex viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri al capogruppo del Senato di Italia Viva Davide Faraone, che potrebbero restare in gioco come vice. Entrambi, Faraone e Cancelleri, puntavano un posto in squadra in un Conte Terre. E se Faraone pare preferisca restare dov'è, Cancelleri potrebbe invece confermare il posto di numero due. Nelle ultime ore è circolato tra i possibili sottosegretari anche il nome dell'ex ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, sostituito poche ore fa da Mara Carfagna. Un'ipotesi però ancora tutta da discutere. È la terza volta in 30 anni che la Sicilia resta orfana di ministri. La prima è stata con il Prodibis, quando però in squadra entrarono come sottosegretari Angelo Capodicasa e Sergio D'Antoni. Adesso i siciliani potrebbero rientrare in gioco come numeri due, come sottosegretari, ma tra i partiti prevale la linea di chi sostiene che a questo giro la competenza prevalga più della regionalità. Vi leggo la composizione del governo. Ministri senza portafoglio. Onorevole Federico D'Incà, al quale sarà conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento. Dottor Vittorio Colao, al quale sarà conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. L'onorevole Renato Brunetta, al quale sarà conferito l'incarico per la pubblica amministrazione. L'onorevole Maria Stella Gelmini, alla quale sarà conferito l'incarico per gli affari generali e le autonomie. L'onorevole Mara Carfagna, alla quale sarà conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale. L'onorevole Fabiana Dadone, alla quale sarà conferito l'incarico per le politiche giovanili. La professoressa Elena Bonetti, alla quale sarà conferito l'incarico per le pari opportunità e per la famiglia. La senatrice Erika Stefani, alla quale sarà conferito l'incarico per le disabilità. L'onorevole Massimo Garavaglia, al quale sarà conferito l'incarico per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo e che sarà preposto al nuovo Ministero del Turismo con portafoglio. I ministri con portafoglio. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Luigi Di Maio. Ministro dell'Interno, dottoressa Luciana Lamorgese. Ministro della Giustizia, professoressa Marta Cartabia. Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini. Ministro dell'Economia e delle Finanze, dottor Daniele Franco. Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, senatore Stefano Patuanelli. Ministro dell'Ambiente, che assumerà la denominazione di Ministro per la Transizione Ecologica, assorbendo le competenze in materia energetica allo Stato attribuite ad altri ministeri e che presiderà l'istituendo Comitato Interministeriale per il coordinamento delle attività concernenti la transizione ecologica, professor Roberto Cingolani. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, professor Enrico Giovannini. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Andrea Orlando. Ministro dell'Istruzione, professor Patrizio Bianchi. Ministro dell'Unità e dell'Università e della Ricerca, professoressa Cristina Messa. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
che assumerà la denominazione di Ministro della Cultura, prevedendosi l'attribuzione del settore del turismo a un apposito ministero, onorevole Dario Franceschini. Ministro della Salute, onorevole Roberto Speranza. Proporrò alla prima riunione del Consiglio dei Ministri, quale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario del Consiglio medesimo, il dottor Roberto Garofoli. Ok alla Sicilia, zona gialla da lunedì prossimo, no di Speranza all'anticipo, a domani domenica 14 febbraio, l'intervento del Presidente della Regione Nello Musumeci. C'è il servizio. Così è deciso, la Sicilia torna in zona gialla dal prossimo lunedì. Con poche certezze, molte incognite però, dopo quasi due mesi di balletti fra zona arancione e zona rossa, l'indice di trasmissione del Covid-19 è sceso a 0,66, il più basso ad oggi d'Italia, ma sulla ripartenza incombe l'ombra delle varianti, lo slittamento della campagna vaccinale per docenti e forze dell'ordine ed il timore di una nuova impennata di contagi, come in altre regioni passate al giallo prima dell'isola. Niente regali dunque per San Valentino. Ieri pomeriggio, a poche ore dalla presentazione del nuovo esecutivo targato Draghi, il ministro Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che non recepisce né la richiesta della regione di anticipare a domenica le misure meno restrittive né quella di concedere ai ristoratori di riaprire i locali fino alle 22 nel giorno dedicato agli innamorati. Il governatore Musumeci è rimasto chiuso con il suo staff fino a ieri sera, incrociando le dita per la riconferma del ministro Speranza, con il quale dice di aver instaurato un rapporto di leale collaborazione, anche se stavolta le sue richieste non sono state esaudite. Il report settimanale della cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità segna per l'isola un indice di trasmissione del contagio R con T pari a 0,66. I nuovi focolai sono stati 499 in linea con la settimana prima, mentre casi di origine sconosciuta sono 2.259. Resta sotto la soglia d'allerta l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi, 21% nelle terapie intensive e 29% nei reparti ordinari. Il tracciamento si attesta al 91,1%, ciò significa che un positivo su 10 sfugge al contact tracing, mentre fino a prima di Natale erano quasi 4 su 10. Da lunedì ci si può spostare all'interno della regione. Resta il coprifuoco alle ore 22 e il limite di una visita al giorno massimo in due persone, esclusi minori di 14 anni e disabili. La novità più importante è la riapertura al pubblico dalle 5 alle 18 di bar e ristoranti, dove finora era concesso solo l'asporto. Resta il divieto di apertura nei festivi e prefestivi per i centri commerciali. Riaprono i musei e le mostre da lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati. Restano chiuse palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sulla ripartenza però pesa l'incognita delle varianti, che nelle regioni del centro è una delle cause della nuova risalita dei contagi. In Sicilia, ai primi di gennaio, il centro regionale qualità dei laboratori e l'istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo hanno sequenziato la mutazione inglese. Sono già 54 i casi accertati, la maggior parte nel siracusano. C'è inoltre un caso sospetto di variante sudafricana che due laboratori stanno valutando. Sembra che la variante inglese sia sensibile ai vaccini, ma essendo più contagiosa bisogna fare presto per assicurare una copertura adeguata. Il problema è la disponibilità di dosi, che scarseggiano in tutta Europa, e la Sicilia ha completato il ciclo vaccinale per appena il 2% della popolazione, sanitari ed anziani di RSA. In linea con il resto d'Italia, le vaccinazioni per gli over 80 cominceranno dal 20 febbraio in poi e non c'è più certezza sull'avvio delle somministrazioni per docenti e rappresentanti delle forze dell'ordine under 55, che la regione aveva annunciato per questa settimana con le prime 20.000 dosi di AstraZeneca. Il caos sulle priorità per le categorie, il pressing delle regioni sull'agenzia del farmaco per autorizzarne l'uso sugli over 65 ha congelato la partenza. Se tutti rispetteremo le regole, eviteremo di fare passi indietro, ma soprattutto andremo verso la normalità. Noi intanto nei prossimi giorni, noi presidenti delle regioni, chiederemo al Presidente del Consiglio
Draghi, non appena avrà ricevuto la fiducia del Parlamento, di poterci ricevere, perché continueremo a ribadire la esigenza di poter erogare benefici finanziari a tutte le categorie economiche, a quelle soprattutto che sono state maggiormente penalizzate a causa della chiusura. Ecco, andiamo avanti, guardiamo il futuro con ottimismo. Parliamo ancora di coronavirus, c'è il bilancio settimanale del commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Vediamo. La situazione, diciamo, che continua a essere invariata, ma non si risolve perché i nostri ospedali non si svuotano. Vedete che addirittura su Agrigento abbiamo un incremento di una persona in terapia intensiva, abbiamo 5 persone rispetto alle 4 di settimana scorsa, e anche la medicina ha l'incremento di una persona, 24 rispetto a 23. Ad Agrigento 24 persone su 80 posti letto disponibili, capite che siamo ben al di sotto della soglia, quindi non è una condizione di allarme, però è una condizione sempre di mantenimento di un numero di persone, 20 persone, 5 persone in terapia intensiva su 16 posti letto qui, e quindi sono un buon numero, ma non vicino alla soglia, non riusciamo a portarli a zero. Vi dico anche, per una maggiore intelligibilità del dato, che su queste 5 persone ricoverate in terapia intensiva, per fortuna solo una è intubata, mentre le altre 4 hanno una ventilazione col caschetto, quindi diciamo che la condizione clinica non è preoccupante. Su Sciacca invece ci comportiamo un po' meglio, perché abbiamo una diminuzione di 2 persone in medicina, mentre invece rimane costante una persona solamente in terapia intensiva. Quindi i dati, se guardiamo l'oramai famoso pachiderma della nostra condizione dei soggetti positivi che circolano in mezzo a noi, vediamo che la curva continua a scendere, ma mantiene una curva di tendenza molto lieve. Quindi dobbiamo continuare a mettere in campo quello che noi già sappiamo, ma dobbiamo capire che il virus c'è e c'è sempre ed è in mezzo a noi, quindi valgono sempre tutte quelle misure che noi facciamo. Avrete anche sentito delle nuove varianti, è un virus, sappiamo che varia, abbiamo le varianti inglesi, abbiamo la variante sudafricana, abbiamo la variante brasiliana, in Sicilia, a Siracusa, abbiamo una variante sudafricana. Dalla letteratura che noi abbiamo in possesso in questo momento, non sono varianti che impattano sulla mortalità, ma sicuramente impattano sulla contagiosità. Quindi sono altamente contagiose e quindi eventualmente infettano un maggior numero di persone, tant'è che il nostro Consiglio Superiore di Sanità ha esteso, quindi il Comitato Tecnico Scientifico ha esteso per queste varianti il periodo della quarantena da 10 a 14 giorni per avere una sicurezza maggiore. Quindi alla fine di tutto questo discorso vi voglio dire, adesso passeremo, lo sapremo a breve, in zona gialla. Non facciamo per favore liberi tutti, perché ricordiamoci quello che è successo per Natale. Abbiamo una sola arma che ci consente di non ripartire di nuovo da capo. Stanno continuando a vaccinare RSA e case di riposo con delle equipe che vanno in loco, quindi domiciliari. Abbiamo già iniziato da mercoledì a vaccinare le categorie con le priorità. È arrivata anche l'altra dose di AstraZeneca, che verrà destinata da indicazioni agli insegnanti e poi ai militari. Adesso è di questi giorni il nuovo elenco di priorità a cui dovremmo attenerci. Si suppone che dal 20, quindi dalla terza settimana e l'ultima settimana, arriveranno i vaccini in maniera adeguata per poter ripianificare su tutti i distretti della nostra provincia la vaccinazione.
Due sbarchi a Lampedusa nelle scorse ore, in tutto 99 migranti. Prima un'imbarcazione partita dalla Tunisia con 53 persone a bordo, giunta fino al largo dell'isola, escortata dalla guardia costiera al molo Favarolo, tra loro 5 donne e 4 minori. In serata altri 46 migranti partiti sempre dalla Tunisia, tra loro 15 donne e 4 minori. Ieri Open Arms aveva soccorso 40 migranti che erano a bordo di una piccola imbarcazione di legno nella SAR maltese, tra essi una donna e un bambino. L'operazione di soccorso era stata preceduta da un braccio di ferro tra l'Astral e le vedette libiche che, afferma la ONG, hanno cercato di impedirne il salvataggio. Eseguita l'autopsia sul corpo di Piera Napoli, la giovane cantante neomelodica assassinata domenica scorsa dal marito, ha tentato di difendersi ed è stata massacrata a coltellate. Vediamo. È stata massacrata con decine di coltellate Piera Napoli, la giovane cantante neomelodica assassinata domenica scorsa dal marito Salvatore Baglione, mentre era seduta sul water nel bagno della loro casa di via Vanvitelli a Aquileias, Palermo. I primi esiti dell'autopsia sul corpo della vittima sono implacabili e dalle ferite si dedurrebbe chiaramente la furia omicida dell'assassino. I colpi letali potrebbero essere diversi. Sempre dall'esame svolto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico dalla dottoressa Antonella Argo è emerso il tentativo disperato della donna di difendersi dall'uomo. La sua resistenza, però, di fronte alla violenza e alla brutalità con le quali è stata aggredita, si è rivelata inutile. Un delitto efferato, dunque, quello commesso e confessato da Baglione, che subito dopo, però, come evidenziano le indagini dei carabinieri, ha avuto la lucidità di cambiarsi, lavarsi, postare alcuni contenuti su Facebook e poi anche, a suo dire, di accompagnare i figli dai nonni e di preparare un trolley di grandi dimensioni con l'occorrente per la sua permanenza in carcere. È lì che si trova l'indagato in cella. Il GIP aveva non solo convalidato il fermo emesso dal sostituto procuratore Federica Paiola, ma anche disposto la custodia cautelare al Pagliarelli. Il giudice ritiene che l'omicidio di Piera Napoli sia stato premeditato, covato per mesi e che Baglione attendesse solo l'occasione propizia per uccidere la donna. Il movente ritenuto futile dagli inquirenti e indicato dallo stesso indagato sarebbe quello della gelosia. L'uomo avrebbe avuto sospetti sulla moglie e già domenica, quando si era consegnato alla stazione uditore dei carabinieri, aveva ammesso: mi tradiva e mi ha detto di non amarmi più, così l'ho uccisa. Baglione ha parlato di una raptus, ma anche per la procura l'omicidio sarebbe stato invece premeditato. Nessun raptus, dunque. I primi esiti dell'autopsia confermano che quello di Piera Napoli è stato un massacro e che le coltellate che le sono state inferte con un coltello dalla lama di 20 centimetri sono ben più di 10. La donna è stata colpita fatalmente al volto, al collo e al tronco con una violenza tale che persino Baglione si è ferito prima di essere condotto in carcere. Domenica è stato infatti accompagnato a Villa Sofia, dove gli sono stati messi persino dei punti a diversi tagli che aveva alle mani. L'ordine cancella dall'albo gli avvocati Porcello ed Arnone. Il servizio. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, presieduto da Vincenza Gazziano, ha deliberato la cancellazione per due vicende diverse dall'albo professionale di due iscritti. Si tratta dell'avvocato Angela Porcello e dell'avvocato Giuseppe Arnone. I provvedimenti, come specifica l'Ordine, rappresentano un atto amministrativo dovuto, impugnabile entro 60 giorni dalla notifica e che fa riferimento esclusivamente alla tenuta dell'albo professionale. Angela Porcello, 50 anni, è stata fermata nelle scorse settimane nell'ambito della maxi inchiesta Xidi sul mandamento mafioso di Canicattì. Il legale, il cui fermo è stato convalidato e che si trova attualmente in carcere, è accusata di associazione mafiosa. In particolare, le si contesta di aver gestito affari e soldi delle famiglie del mandamento insieme al compagno, l'imprenditore Giancarlo Bugea, già condannato a 8 anni per mafia nell'inchiesta Ghost. Porcello in particolare avrebbe strumentalizzato il suo ruolo di avvocato per veicolare informazioni, messaggi e pizzini dal carcere da parte del boss Giuseppe Falzone, suo cliente, recluso dal 2010 al 41 bis. Il suo studio legale sarebbe stato scelto come quartier generale dalle famiglie mafiose, dove si organizzavano summit e si riunivano affiliati e boss per discutere di strategie.
Analogo e speculare provvedimento di cancellazione è stato adottato anche nei confronti di Giuseppe Arnone, attualmente sospeso anche dall'esercizio della professione, recentemente condannato in via definitiva per complessivi 10 mesi di carcere, due distinti processi. Anche per Arnone la cancellazione è avvenuta in seguito al venir meno dei requisiti come conseguenza di misura cautelare. 20 giorni fa Giuseppe Arnone è stato condannato anche in appello a 10 mesi e 25 giorni di reclusione per aver diffamato il procuratore aggiunto Ignazio Fonso e il giornalista Lelio Castaldo. Pacchi di hashish e marijuana spediti direttamente dalla Spagna con un corriere prelevati nell'Agrigentino. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno intercettato altre due confezioni stracolme di droga. I plichi contenenti la droga sono stati scoperti dai militari dell'arma a carico di due giovani incensurati, di cui uno agrigentino sorpreso a ritirare un pacco contenente 200 grammi di hashish, l'altro residente a San Cataldo, trovato in possesso di un pacco ricolmo di 250 grammi di marijuana e quattro piante della stessa sostanza detenute nell'abitazione. Il tutto è stato posto sotto sequestro. I due giovani disoccupati sono stati arrestati e posti ai domiciliari. L'ipotesi di reato contestata è la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Analogamente, i carabinieri di Gela intercettavano un terzo plico contenente 100 grammi di hashish, arrestandone il destinatario. La Commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, presieduta da Claudio Fava, presenta la relazione sui beni confiscati alla mafia. Vediamo. Martedì 16 febbraio prossimo, con inizio alle ore 16, videoconferenza stampa della Commissione regionale antimafia presieduta da Claudio Fava per presentare la relazione sui beni sequestrati e confiscati in Sicilia alla criminalità organizzata. Un lavoro che ha impegnato la Commissione per diversi mesi, totalizzando 51 sedute e 71 audizioni. Un delicato ed interessante lavoro di ascolto che ha consentito una ricognizione delle principali difficoltà nella concreta attuazione della legge Rognoni La Torre e di avanzare una serie di proposte in ambito sia regionale che nazionale. Delle difficoltà legate al sequestro, confisca e alla gestione di tali beni ne aveva già parlato a inizio 2021 Don Luigi Ciotti in un videomessaggio dell'Associazione Libera che abbiamo già mandato in onda nelle precedenti edizioni del Video Sicilia News e che quest'oggi vi riproponiamo con un breve estratto. Palestre di vita li aveva definiti Papa Francesco il 21 settembre del 2017 nell'incontro con i membri della Commissione parlamentare antimafia e riconvertiti ad uso sociale. Sono trascorsi 25 anni dall'approvazione della legge 109 del 7 marzo 1996 che andava a completare la Rognoni La Torre del 1982. Queste confische, pur ancora con tanti limiti, hanno in ogni caso già inferto un duro colpo al potere economico e di controllo mafioso dei territori. Oggi è certamente possibile fare un bilancio sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, sottratti alla disponibilità delle mafie, delle varie forme di criminalità economica e finanziaria, ad esempio dal riciclaggio all'usura, dal caporalato alle ecomafie, la droga e di corruzione. Beni che sono diventati opportunità di impegno responsabile. Più di 900 sono le realtà dell'associazionismo e della cooperazione che hanno avuto in assegnazione beni immobili. Appuntamento quindi a mercoledì 17 febbraio a partire dalle 13:50, dove all'interno del Video Sicilia News vi forniremo questo importante contributo giornalistico, quale il report sulla relazione inerente ai beni sequestrati e confiscati in Sicilia alla criminalità mafiosa. Il Soro Optimist Club di Agrigento accende i riflettori sulla Magna Via Francigena. I dettagli con Margherita Trupiano.
Donna Cultura e Ambiente nella Magna Via Francigena, nel percorso da Agrigento a Castronovo di Sicilia, è stato l'argomento di un interessante e partecipato webinar svoltosi ieri e voluto dal Soroptimist Club di Agrigento, retto dalla presidente Olga Milano. Una iniziativa nata dall'adesione, ha spiegato la presidente, a quel progetto di rete di cui è capofila il club di Lecce, denominato il Soroptimist per la Via Francigena. Noi, ha continuato, con l'incontro di oggi vogliamo dare l'avvio ad una rete integrata con altri soggetti che promuovono la Magna Via Francigena, e tutto ciò al fine di potenziare politiche del lavoro, delle imprese culturali, creative e dello sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione e promozione delle attività che vedono le donne protagoniste, quali imprenditrici nelle realtà dei comuni interessati al percorso. Sinergie dunque per quel turismo dei cammini che riscopre radici umane e culturali, conclude Olga Milano, che vogliamo con questa iniziativa sostenere perché può essere la sintesi di tante finalità soroptimiste, quali ambiente sostenibile, baby pit stop, promozione culturale e locale e anche empowerment al femminile. E proprio per questo la videoconferenza hanno portato il loro contributo relatori d'eccezione, tra i quali la vicepresidente nazionale del Soroptimist Rina Florulli, Alessia Ferreri, presidente del Club di Lecce, poi archeologi e amministratori dei comuni della Magna Via Francigena e gli agrigentini Don Giuseppe Pontillo, direttore del Museo Diocesano di Agrigento, e Francesco Picarella, assessore al turismo del comune della Città dei Templi. L'incontro è stato moderato da Rosaria Leto e Marianna Amato. Riforma del consorzio autostrade, resta il nodo dei 120 precari. Vediamo. Era previsto l'articolo 2 che è stato stralciato in commissione bilancio. Premetto che non ci siamo mai posti contro la trasformazione dell'ente. Diciamo che è un po' lo stesso percorso che abbiamo condiviso per ATM. Sorprende che oggi quella politica e quel sindacato che ancora oggi avversa la trasformazione dell'ATM per un percorso simile oggi applaude. Noi siamo rimasti coerenti. Sia con ATM che con il CAS, non abbiamo mai avversato il percorso, però contestualmente avevamo proposto, e una parte della politica ci ha seguito, l'assunzione di questi precari che venisse inserita nella legge. Non si capisce perché, viste le dichiarazioni di Falcone, di Musumeci subito dopo l'approvazione, di volontà di assumere questi lavoratori, si sia stralciato proprio l'articolo che sanciva come articolo di legge l'assunzione degli ex stagionali. Noi prendiamo atto delle dichiarazioni della politica, non ci spieghiamo perché quell'articolo è stato stralciato all'ultimo momento in zona Cesarini, però il dubbio ce l'abbiamo. In questi anni di vertenza abbiamo visto dei movimenti per cui sembra che questi precari siano un po' non graditi al CARS, che 20 anni di precariato si buttino un attimino nell'angolino per aprire a nuove assunzioni. Faccio chiaro riferimento ai corsisti, è stato assunto nuovo precariato. Non vorremmo che in questo passaggio, dove si straccia l'articolo, si straccia anche la professionalità acquisita, si stracciano anche 20 anni di precarietà nel CAS e si apra a tutti, così magari qualche sponsorizzato dalla politica, e ce ne sono, inutile che andiamo a nasconderlo, prende il posto dei precari storici e i precari storici restano disoccupati per sempre. Questo è il nostro problema, questo è il nostro timore, questo andremo a discutere nell'assemblea con i lavoratori della settimana prossima e questo andremo a dire al presidente del CAS, che adesso ha lui la patata bollente in mano. Hanno detto chiaramente che faranno una direttiva per impegnare il CAS alle assunzioni. Chiederemo al direttore Restuccia come intende fare le assunzioni e che priorità hanno questi lavoratori. A Galati di Malmertino avvia la riqualificazione edilizia con il progetto Case a un euro. I dettagli nel servizio. Anche l'amministrazione comunale di Galati Mamertino ha deciso di promuovere il progetto Case a un euro per cercare di contrastare l'abbandono edilizio. Obiettivo dell'iniziativa è infatti quello di recuperare e valorizzare il patrimonio immobiliare esistente, rivitalizzando il centro storico e favorendo nuovi insediamenti abitativi, attività turistico-ricettive, negozi o botteghe artigianali. Da anni nel centro storico del centro montano sono presenti numerosi immobili vetusti, il cui deterioramento fisico è tale da richiedere l'intervento immediato dei legittimi proprietari per la messa in sicurezza degli stessi. Lo schema di regolamento approvato dalla Giunta Comunale disciplina la cessione degli immobili per i quali i proprietari abbiano manifestato la propria volontà tramite formale richiesta.
a cedere gratuitamente il proprio bene a terzi. La complessiva situazione degli immobili situata nel territorio comunale e in particolar modo nel centro storico, come si legge nel corpo della delibera di giunta, è purtroppo caratterizzata dalla presenza di numerosi fabbricati fatiscenti in condizioni evidenti di degrado statico, strutturale e igienico-sanitario, pertanto non più rispondenti alle funzioni abitative e al contempo fonti di seri pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica. È dovere dei proprietari, dunque, provvedere agli interventi di messa in sicurezza dei propri immobili, ma sebbene il Comune sia tenuto a ordinare ai proprietari di attivarsi, purtroppo non sempre essi dispongono delle risorse necessarie o dell'interesse per procedere alla loro attuazione. Anche sulla base di iniziative simili promosse con successo in diversi comuni italiani, si è proposto di dare avvio al progetto Case a un euro a Galati Mamertino. A questo fine sarà necessario procedere al censimento di tutti gli immobili che versano in condizioni di abbandono, fatiscenza e pericolo e incentivarne la disponibilità dei proprietari alla cessione a prezzo simbolico. Successivamente sarà creata una banca dati e predisposto un piano di comunicazione e pubblicizzazione del progetto. L'obiettivo che ci siamo posti, spiega il vice sindaco e assessore al turismo Vincenzo Amadore, è quello di valorizzare, come hanno già fatto altri comuni, i tanti immobili abbandonati nella parte antica del paese, consentendo a investitori esterni che vogliono trascorrere periodi più o meno lunghi di vacanza a Galati Mamertino di acquisirli con l'obbligo di ristrutturarli. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Tutte donne e tutte siciliane, in Sicilia un'orchestra al femminile, nata nel 2017 con la volontà di lanciare un messaggio contro la violenza di genere, un progetto che va avanti. Vediamo. Martedì 16 febbraio prossimo, con inizio alle ore 16, videoconferenza stampa della Commissione regionale antimafia presieduta da Claudio Fava per presentare la relazione sui beni sequestrati e confiscati in Sicilia alla criminalità organizzata. Un lavoro che ha impegnato la Commissione per diversi mesi, totalizzando 51 sedute e 71 audizioni. Un delicato ed interessante lavoro di ascolto che ha consentito una ricognizione delle principali difficoltà nella concreta attuazione della legge e Rognoni La Torre e di avanzare una serie di proposte in ambito sia regionale che nazionale. Delle difficoltà legate al sequestro, confisca e alla gestione di tali beni ne aveva già parlato a inizio 2021 Don Luigi Ciotti in un videomessaggio dell'Associazione Libera che abbiamo già mandato in onda nelle precedenti edizioni del Video Sicilia News e che quest'oggi vi riproponiamo con un breve estratto. Palestre di vita li aveva definiti Papa Francesco il 21 settembre del 2017 nell'incontro con i membri della Commissione parlamentare antimafia e riconvertiti ad uso sociale. Sono trascorsi 25 anni dall'approvazione della legge 109 del 7 marzo 1996 che andava a completare la Rognoni La Torre del 1982. Queste confische, pur ancora con tanti limiti, hanno in ogni caso già inferto un duro colpo al potere economico e di controllo mafioso dei territori. Oggi è certamente possibile fare un bilancio sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, sottratti alla disponibilità delle mafie, delle varie forme di criminalità economica e finanziaria, ad esempio dal riciclaggio all'usura, dal caporalato alle ecomafie, la droga e di corruzione. Beni che sono diventati opportunità di impegno responsabile, più di 900 sono le realtà dell'associazionismo e della cooperazione che hanno avuto in assegnazione beni immobili. Appuntamento quindi a mercoledì 17 febbraio a partire dalle 13.50 dove all'interno del Video Sicilia News vi forniremo questo importante contributo giornalistico quale il report sulla relazione inerente ai beni sequestrati e confiscati in Sicilia alla criminalità mafiosa.
fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, le linee guida per la ripresa dei campionati di eccellenza. Di questo e molto altro ha parlato il nostro direttore Arturo Cantella in uno speciale studio con il vicepresidente nazionale delegato per l'area sud della Federcalcio, Santino Lopresti. L'integrale andrà in onda alle 16 e domani domenica alle 10. Vediamone uno stralcio. Una lunga intervista è stata fatta dalla nostra emittente al neo vicepresidente nazionale della Lega Calcio Dilettanti LND, l'ingegnere Santino Lopresti. Tante le tematiche toccate durante la trasmissione, sia sulla nuova presidenza Sibilia, su come le squadre hanno affrontato questo periodo di pandemia, sul futuro del calcio, dei campionati minori dell'eccellenza in poi. Per l'ingegnere Lopresti tutto è dovuto al corso della pandemia, nella speranza che nel prossimo marzo si possa riprendere a giocare a calcio anche nei campionati regionali. Noi, come dire, stiamo facendo un appello al governo, al nuovo governo, che è quella del vincolo sportivo, cioè si pensa che di togliere completamente il vincolo sportivo. Vi ricorderete, prima il vincolo era a vita, poi il vincolo è stato fino a 25 anni, poi si è discusso tanto con l'associazione calciatori di portarlo a 24 anni, c'era un accordo in tal senso, poi però tutto frantumo. Bene, di colpo, con questi decreti delegati che col ministro Spatafora, bene, togliamo il vincolo sportivo. Ma se si toglie il vincolo sportivo, io che sono un presidente di società e ho 20 atleti, 30 atleti per affrontare il campionato. L'anno prossimo, una volta che tutti i miei atleti sono svincolati, io come mi iscrivo se non so quanti atleti avrò? Perché da me potrebbe non tesserarsi nessuno. Mentre io oggi ho un patrimonio immateriale, non un patrimonio materiale, certo, certo. Un patrimonio valutabile, perché non sono valutabili le società come dire, dilettantistiche, mentre i professionisti che appartengono al calciatore è un patrimonio della società, nelle società dilettantistiche il calciatore non fa parte del patrimonio della società, anche perché sono tutte società dilettantistiche, quindi non è che hanno un patrimonio, quindi sono società, diciamo, associazioni sportive nella stragrande maggioranza. Bene, e quindi se io non ho nessun calciatore che è associato alla mia squadra, alla mia associazione, alla mia società, io probabilmente mi iscrivo a un campionato di eccellenza, un qualsiasi campionato, ma posso non avere nessun calciatore con cui affrontare il campionato. Quindi, come dire, questo patrimonio che oggi, di cui oggi io dispongo, come dicevo, immateriale, ma è un patrimonio che l'indomani scompare. Quindi come si può togliere il vincolo? Non è che capisco io quando c'era il vincolo a vita, voglio, oggi però c'è un vincolo molto, molto limitato. L'altra questione è che i calciatori, tutti i calciatori, quindi dalle professioniste ai dilettanti, devono ritenersi come se fossero dei lavoratori e che quindi se superano i 10.000 euro debbono, come dire, fare la dichiarazione del reddito. Ma scusatemi, ma allora, cioè, noi una società dilettantistica, quindi a questo punto deve avere, come dire, voi sapete che c'è la gestione separata, devono avere la gestione separata lì. Sì, cioè, sì, ma cosa diventa? Cioè, gestire una società di dilettanti, cioè dilettanti, non dico che la domenica ci incontriamo e andiamo a giocare, però voglio dire, lo sport dilettantistico è questo, cosa deve diventare? Tant'è che lo stesso ministro prevedeva in questa legge delega che per i primi 2 anni alle società venivano dati dei rimborsi per poter, come dire, avere il commercialista, per poter, quindi lui stesso riconosce che per i primi 2 anni, e poi diceva il ministro Spatafora, pensiamo per gli anni successivi di trovare eventualmente altre, quindi si mette un sistema che è costoso per le società, poi però lo Stato mette delle risorse per far sì che le società che non possono, poiché le società non possono sostenere queste spese, gliele dà lo Stato. Ma a che serve questa cosa? Cioè, ma come può diventare un calciatore dilettantistico un lavoratore, come se fosse un lavoratore a contratto a tempo determinato? Tutti i professionisti, quasi, però voglio dire, insomma, tutti i lavoratori, ma come, sì, questa sarebbe, sì, la, certo, distruzione del calcio dilettantistico, come dice il presidente, 10.000, 9.000 società, mezzo milione, cioè sarebbe distruggere questo mondo. È chiaro che noi non è che siamo in difesa perché vogliamo difendere, come dire, la Lega, ma vogliamo difendere un mondo, cioè vogliamo difendere un tipo di sport, lo vogliamo difendere, lo sport dilettantistico. La giovane promessa del Castel Termini Calcio, Edoardo Giuliano, classe 2004, approda al Cosenza Calcio in Serie B. Carmelo Lentini.
In occasione di una puntata del rotocalco televisivo speciale FGC in onda su Televideo Agrigento con ospiti studio Stefano Valenti ed Angelo Caramanno, si è parlato delle rappresentative provinciali di calcio a 11, allievi e juniores. Proprio l'allievi quell'anno riuscì a diventare campione regionale di categoria, che consentì di partecipare alla fase nazionale. Di quella squadra faceva parte Edoardo Giuliano, anch'esso ospite in studio, che si confermò ottimo realizzatore. Ebbene, è notizia di questi ultimi giorni che il ragazzo di origini castelterminesi si è approdato in Serie B con il Cosenza. Ma vediamo di ripercorrere la sua pur breve carriera. Cresciuto nella cantera del Casertermini, riconosciutegli le grandi qualità di fantasista con il vizietto del gol, Edoardo Giuliano, classe 2004, è riuscito a spiccare il volo. Sicuramente le tante presenze con la prima squadra del suo paese, allenata dal valido tecnico Pino Labbianca e diretta dal suo presidente Sanvito, e quelle non meno importanti nelle varie rappresentative provinciali ed anche regionali, gli hanno spianato la strada verso palcoscenici importanti. Il suo nome era ormai sui tanti taccuini di osservatori di club, ed oggi Edoardo Giuliano è un nuovo tesserato del Cosenza Calcio, club storico calabro che milita in Serie B. Il suo percorso non è stato facile e nella stagione 2018-19 ha fatto parte della rappresentativa del Siracusa in Lega Pro, partecipando al campionato nazionale Under 15. Dopo la ben nota defiance della compagine aretusea, il giovane Giuliano ritorna nella sua Casteltermine, dove debutta in prima squadra nel campionato di promozione ad appena 15 anni. Qui si mette subito in evidenza, riuscendo a siglare ben 6 reti, davvero tante per un giovanissimo e al proprio debutto tra i grandi. Ex capitano della rappresentativa provinciale di Agrigento e poi quella regionale Under 17, adesso corona il sogno di approdare tra i professionisti e partecipare ad un campionato di B con la nazionale Under 17 del Cosenza e rimanere nel contempo aggregato alla Primavera 2 con i Lupi della Sila. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.